vittime di mafia, all'omertoso, a chi non parla pur sapendo che gli stanno rubando il futuro. È il bavaglio di chi non denuncia, è il bavaglio di chi siede in maggioranza, ma sta zitto perché sennò perderebbe la poltrona. Deputato Agostinelli, tolga quel bavaglio, per favore tolga quel fazzoletto dal volto, prego. È il bavaglio di chi accetta le ingiustizie, allora, è il bavaglio di chi si mette al PM e alla polizia, allora, per frustrarne il lavoro. O togliete questi fazzoletti oppure sono costretta a sospendere i lavori, per favore. Presidente, del cittadino assetato di verità. Gli assistenti parlamentari. È il bavaglio di chi piuttosto che prendere la strada più difficile. Devono intervenire, consentite loro giusta, di fare il lavoro. Prende sempre quella apparentemente più comoda, ma sbagliata. Deputata Agostinelli, la richiamo all'ordine. Deputata Agostinelli, la richiamo all'ordine. Quello che Berlusconi non è mai riuscito a fare. Deputato Dall'Osso. Questo bavaglio, Presidente, cittadini, questo bavaglio noi non lo vogliamo e chiediamo Deputato ai giornalisti Dall'Osso, e ai magistrati di denunciare. La richiamo all'ordine per la seconda volta, tolga quel fazzoletto dal volto. Prima che sia troppo tardi, uno dei provvedimenti più pericolosi degli ultimi 30 anni, e chiediamo a tutti voi cittadini di informarvi e fare altrettanto. Cittadini, concludendo, la giustizia non è un concetto astratto, ma concreto. Lo viviamo tutti i giorni. Tutti i giorni possiamo fare delle scelte. Concludo dicendo che il concetto di giustizia, Presidente, cittadini e colleghi, non è tutelabile da questa politica, non è tutelabile da questi partiti, ma da tutti voi che in questo momento ci state ascoltando. Grazie. Allora, adesso chiede di intervenire come ultimo intervento il deputato Davide Ermini. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, oggi approviamo una parte importante del programma del Governo in materia di giustizia. È un provvedimento complesso, ampio, che tocca una serie di istituti principalmente processuali ma anche di diritto sostanziale. Purtroppo si è parlato poco di tutte le grandi riforme che il testo contiene, capisco che studiare per qualcuno è un po' troppo. Ma è questa l'occasione per ricordare gli istituti che alla fine del procedimento legislativo porteranno una svolta nel sistema penale italiano. L'introduzione dell'istituto dell'estinzione del reato. Colleghi, per favore, è possibile seguire l'intervento? Questa, Presidente, è la democrazia. Per favore. Che loro ci insegnano. Vergogna! Deputato Ermini, lei continui l'intervento. Ed è questa l'occasione per ricordare, dicevo, gli istituti che alla fine del procedimento legislativo porteranno una svolta nel sistema penale italiano. L'introduzione dell'istituto dell'estinzione del reato a seguito di condotta riparatoria permetterà di rimettere al centro del processo le parti offese e le vittime del reato. L'istituto, che riguarderà soltanto i reati a querela di parte non irrevocabile, potrà servire ad evitare che le parti offese, per ottenere un equo e giusto risarcimento, debbano aspettare la fine dei 3 gradi del processo penale per iniziare poi il processo civile. Nel testo sono previsti ampliamenti dei diritti delle persone offese anche in merito alla conoscibilità dello stato del procedimento. Sono previsti aumenti consistenti delle pene per i reati di furto, soprattutto quelli in appartamento, per le rapine, anche qui come per la corruzione.